Martedì 19 novembre il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, Gabriele Gravina, ha visitato il campo di calcio della parrocchia Santissimi Angeli Custodi nel quartiere Tamburi di Taranto. Durante la visita, Gravina ha annunciato il contributo della federazione per la riqualificazione del campo, recentemente colpito da atti di vandalismo. Un intervento realizzato in collaborazione con la Fondazione Sole Terre, che mira a promuovere attività socioeducative e a ridurre i rischi della dispersione scolastica. Beh sì, ma avete visto appena arriva un pallone che cosa succede? Quindi questa è la forza di questo sport, la gioia, la felicità di questi bambini. E noi abbiamo una responsabilità incredibile, dobbiamo farli stare insieme, li dobbiamo far giocare, devono divertirsi. E questo ha un valore ancora molto più alto, molto più elevato, molto più nobile in alcune zone dove effettivamente mancano altre attrazioni e soprattutto dove ci sono delle condizioni ambientali di difficoltà e di disagio. Quindi noi oggi siamo per portare un momento di gioia nel testimoniare ancora una volta la forza di questo sport nel mettere insieme tanti bambini e farli trovare a loro agio e farli divertire. Come possiamo aiutare? Allora, innanzitutto già da 20 anni la Regione Puglia ha messo a disposizione quest'area tramite l'arca ionica della parrocchia. Adesso la parrocchia ha l'esigenza di fare un po' di migliorie a questo campo e quindi vuole un rapporto giuridico più certo con l'arca ionica, e questo posso assicurare che avverrà sicuramente, perché noi dobbiamo dire grazie a Don Alessandro, a tutti i suoi parrocchiani, ai dirigenti delle squadre di calcio per quello che fanno. Questa è un'area che serve a fare le carezze all'anima, perché anche solo vedere questi piccoli in calzoncini con la maglia rosso-blu fa venire il groppo alla gola. E quindi assolutamente siamo qui anche per ringraziare Don Alessandro per quello che ha fatto. Ovviamente la Regione Puglia ha una legge che cura tutti gli oratori di tutta la Puglia, non voglio far arrabbiare tutti gli altri parroci pugliesi, ovviamente non riusciamo a ogni anno a fare tutto quello che serve, normalmente ci sono dei bandi, questi bandi poi vengono anche selezionati in base alla delicatezza dei luoghi dove c'è più bisogno di coesione sociale, e sicuramente questo quartiere ha bisogno di molte carezze. Sì, momento di gioia grande per i nostri bambini, perché hanno ricevuto la visita del presidente Gravina, ma soprattutto l'inizio di una nuova speranza, di poter riqualificare, ridare un giusto valore anche a questo campo che noi abbiamo qui nel quartiere, perché deve essere un bene fruibile a tutti i ragazzi del nostro quartiere Tamburi, non soltanto della nostra parrocchia. Noi abbiamo chiesto questo, di poter realizzare al meglio, di poter rendere migliore anche questo luogo, per rendere un luogo sicuro soprattutto e idoneo a far giocare i nostri ragazzi.